Allora, no, l'idea è brevemente di ricapitolare alcuni aspetti sul calcolo di RT, anche per chiarire alcune cose che chiaramente non siamo tutti esperti, io lo capisco benissimo e che quindi ci possa essere un po' di confusione intorno a questi argomenti che sono anche complessi. E quindi l'idea è fare una brevissima panoramica su cos'è RT, cosa serve e come lo calcoliamo, in modo da chiarire alcuni aspetti e evitare un po' di confusione. Allora, innanzitutto che cos'è R0 o RT dovrebbe essere abbastanza chiaro a tutti. R0 è il numero medio di casi generati da ciascun infettore, da ciascuna persona infettata dal virus nel corso del suo periodo di infettività. Il secondo parametro importante, anche questo dovrebbe essere noto ormai, è il tempo di generazione, cioè il tempo medio che passa tra un'infezione e l'altra, tra una generazione di casi e l'altra, cioè quanto tempo io che sono infetto ci metto a infettare le persone che infetterò nel corso del mio periodo di infettività. Chiaramente, se R0 è maggiore di 1, l'epidemia cresce, lo sappiamo tutti. Se R0 è minore di 1, andiamo verso l'eliminazione della malattia, che vuol dire che abbiamo scollinato e l'epidemia va a decrescere. A cosa serve? Io credo che lo spiega il grafico di sinistra, cioè quando io ho un caso, se R0 è 2, so in quanto tempo quanti casi faccio e quindi so predire, almeno nel breve termine, l'andamento dell'epidemia. E anche valutare ovviamente l'impatto degli interventi. RT è la stessa cosa di R0, solo che viene valutato nel corso dell'epidemia, mentre R0 vale solo all'inizio dell'epidemia, però rappresentano esattamente le stesse quantità e hanno gli stessi significati. Ora, una cosa che forse non abbiamo mai fatto vedere è come si calcola R0. Io voglio spendere 2 minuti per spiegare qual è il concetto base che è veramente elementare. Per chiarire alcuni aspetti, perché ci sono delle persone che sospettano giustamente che RT dipenda da un processo estremamente complesso, ed è vero che è complesso, perché calcolare quante infezioni ognuno di noi fa dipende da tantissime componenti del processo di trasmissione epidemica. Però questo non vuol dire che sia difficile calcolarlo poi, o che bisogna fare assunzioni particolari, ipotesi. Quello che noi facciamo, e vi spiego veramente in 2 minuti come funziona, è veramente matematica elementare. È un metodo consolidatissimo. Chiunque sappia un po' di epidemiologia conosce questo metodo, è parte della letteratura scientifica da molti anni. Non ci siamo inventati nulla per analizzare l'epidemia in Italia. Usiamo metodi molto consolidati. Allora, qual è l'idea di fondo? Perché è veramente banale. Se questa è una serie temporale di casi, quanti casi nuovi al giorno ho? C0 i casi al tempo 0, C1 i casi al tempo 1, C5 i casi al tempo 5, C6 i casi al tempo 6. Mi chiedo quanto vale R6, cioè l'RT al tempo 6. Allora, facciamo un'assunzione sciocca, però semplifica. Assumiamo che di avere a che fare con una malattia che non esiste, però si resta infettivi solo il giorno in cui ci si infetta. Cioè io mi infetto oggi, trasmetto oggi, domani non trasmetto più. Allora, per calcolare l'R al tempo 6, intanto mi devo chiedere, ma chi sono gli infettori al tempo 6? Beh, per come ho detto, sono i casi che c'erano al tempo 5, cioè la barretta gialla. E a questo punto l'R6 è facile da calcolare perché i casi al tempo 6 non saranno altro che i casi al tempo 5 moltiplicati per la trasmissibilità al tempo 6, che è quanti casi generano gli infettivi al tempo 5. E quindi con una semplice divisione mi calcolo R6. È un semplice rapporto tra i casi al tempo 6 e al tempo 5. Epidemia strana? Sì, però non è che le cose cambino molto se consideriamo un'epidemia un po' più realistica. Ad esempio, se consideriamo che si resta infettivi 2 giorni, chi sono i potenziali infettori in questo caso? Vabbè, sono i casi al tempo 4 e al tempo 5. E allora C6, i casi al tempo 6 saranno l'R al tempo 6 moltiplicato per una media pesata dei casi al tempo 4 e al tempo 5. Visto che ciascuno infetta per 2 giorni, vabbè, al tempo 6 infetteranno metà dei loro casi totali.
E quindi l'R6 anche qua me lo posso calcolare semplicemente come una semplice divisione. Allora, non vado avanti, ma la cosa che ci sta sotto al calcolo di R è tutta qua. Sono i dati stessi che ci dicono quanto vale R, non facciamo ipotesi di nulla. È un calcolo, è una semplice statistica sui dati. Sono un po' più complessa di come ve l'ho raccontata, ma la sintesi è questa e credo che sia dei concetti chiari che può capire chiunque. Dopodiché, allora, su che dati calcoliamo RT? Dimenticavo, per chi fosse interessato, i calcoli veri, che non sono più complessi di quelli, stanno sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi è tutto pubblicato, per approfondire basta andare là. I dati, dicevo, noi calcoliamo l'RT da due sorgenti di dati differenti. La prima sorgente sono la serie temporale dei casi sintomatici, cioè persone che sviluppano la malattia, qualunque tipo di sintomo, la serie temporale per data di inizio sintomi. La seconda serie temporale che utilizziamo è la data delle ospedalizzazioni giornaliere per data di ospedalizzazione. Questi dati sono un po' diversi da quelli che conosciamo dalla protezione civile, per capirci, perché ad esempio noi non consideriamo gli asintomatici in questo conto. Ora, perché non li consideriamo? Perché gli asintomatici sono una quantità molto instabile nel tempo, dipendono molto dalla nostra capacità di fare testing, di fare contact tracing. Un giorno li troviamo, un giorno no. Ora che l'epidemia sta salendo, è chiaro che i sistemi di sorveglianza fanno più fatica a trovare gli asintomatici e quindi questo introdurrebbe una riduzione non voluta del numero di casi giornalieri. I sintomatici e ancora più di più gli ospedalizzati sono molto meno sensibili a questi cambi nelle strategie di testing, molto meno, e quindi sono più adeguati per il calcolo dell'RT. Fatemi dire una piccola cosa che però è importante, faccio un confronto, la Germania, tanto loro sono tra i più bravi al mondo a gestire questa epidemia e non si offendono di sicuro, però la Germania, la serie temporale in rosso, cioè i casi sintomatici per data di inizio sintomi, loro hanno questa informazione per circa il 30% delle persone che sviluppano i sintomi. Le nostre vituperate regioni ci danno questa informazione per il 95% dei casi. Cioè noi abbiamo dei dati molto migliori di quelli della Germania per fare questo tipo di calcolo, anche grazie allo sforzo disumano che ci stanno mettendo tutti gli operatori sul campo per raccogliere queste informazioni. Ciò detto, queste sono le stime di RT dell'ultimo monitoraggio regionale. Anche qua, chiaramente, le mostro, ma non per far polemica, per carità, solo per chiarezza. È stato detto che le stime sono molto incerte. Allora, io direi che sono tutto tranne che incerte. Anche nelle regioni, in basso a sinistra vedete il Molise, forse è la regione più incerta, perché fortunati loro hanno meno casi di altri. Abbiamo una stima centrale di RT che è di 1,31, con l'intervallo di confidenza che va da 1,03 a 1,63. Ok, questa può essere una stima, una forchetta grande. Ma per le altre regioni, sinceramente, non direi che le forchette sono grandi. Per l'Emilia Romagna si va da 1,37 a 1,43. Per il Lazio da 1,01 a 1,06. I dati sono questi. Quindi, in sintesi, io dico, non c'è molta incertezza, non c'è molta incertezza sulle stime che facciamo. Una cosa dico, questi dati non è che è un'anteprima. Questi dati sono pubblici da settimane sul sito del Ministero della Salute, quindi io dico, per chi è interessato giustamente a guardare a questi numeri, il sito del Ministero della Salute li mette disponibili online per tutti i cittadini da diverse settimane, quindi basta andare a vederseli. Dopodiché un'altra questione è stata sollevata giustamente, il sistema di sorveglianza fa fatica a tracciare i casi e quindi uno potrebbe dire noi stiamo vedendo una diminuzione della trasmissibilità perché non siamo più bravi a trovare i casi. Benissimo, allora intanto io vi ho detto che non usiamo
gli asintomatici. Sugli asintomatici quello che ho detto è verissimo, però noi non li abbiamo mai usati per fare i conti. Però uno potrebbe anche dire, e c'è anche una logica nel dirlo, e beh, però troveremo anche meno sintomatici. Perfetto, ci sta, nessuno può escludere questo fatto. Però qua in questa slide io vi faccio vedere dal 1 giugno in poi l'andamento dei due RT, dai sintomatici e dalle ospedalizzazioni, che sono due indicatori che in linea teorica dovrebbero essere quasi perfettamente allineati. Il disallineamento ve lo spiego perché, però quello che mi preme fare adesso è che il trend di questi due indicatori è perfettamente identico, cioè il calo che vediamo di RT a partire da la metà inoltrata di ottobre c'è sia guardando le RT dei sintomatici che le ospedalizzazioni. Ora, le ospedalizzazioni non risentono la minore capacità dei sistemi di sorveglianza, vuol dire che le persone continuano ad andare in ospedale ma ci vanno meno di prima. E quei indicatori ci danno esattamente la stessa indicazione, cioè un RT che dal tardo ottobre decresce, non è ancora sotto 1, quindi vuol dire che l'epidemia è ancora in crescita, però sta decrescendo. Osservazione, questi sono di settimana scorsa, io per ovvi motivi non posso dare i dati di questa settimana che verranno resi pubblici venerdì prossimo. Però questo è il dato a settimana scorsa, dove vediamo una decrescita di almeno due settimane di entrambi gli indicatori. Una curiosità che però è interessante, perché sono a volte disallineate le due curve? Spesso sono veramente sovrapposte. Il disallineamento succede quando l'epidemia è la crescita epidemica che osserviamo, come ad esempio ad agosto, che c'è quel picco di trasmissibilità nei sintomatici, o adesso in autunno, dove RT è passato da 1.1 a 1.8 a livello nazionale, quando l'epidemia è guidata dalle classi più giovani, cioè quando sono i giovani che scatenano in qualche modo la trasmissione. Questo ce lo dobbiamo aspettare, un disallineamento in quei casi, perché è vero che anche i giovani sviluppano sintomi e quindi l'RT dai sintomi cresce, e quest'estate in agosto è andato a 1.5. Però è anche vero che i giovani, pur sviluppando sintomi, sviluppano quasi sempre una malattia molto blanda, quasi mai, raramente richiede ospedalizzazione, quindi il tasso di crescita nell'RT da ospedalizzati è minore. Quindi questo è solo per spiegare perché è possibile osservare un disallineamento dei due indicatori, che in teoria dovrebbero essere sovrapposti. Ultima slide che vi mostro. Ed è forse la cosa più importante di tutto, perché io all'inizio vi ho detto, ma perché è importante RT? Perché ci fa capire come andrà l'epidemia. E dopo però, anche nelle discussioni sui media, eccetera, questo aspetto non emerge mai, cioè si fa la discussione se RT è 1.5, 1.3, 1.2, ma non si va mai a capire quale poi è veramente il significato vero di questo indicatore. Ed è il fatto che ci permette, ed è l'unico indicatore tra tutti quelli che vengono considerati nei 21 indicatori, è l'unico che ci permette di dire cosa succederà domani, dopodomani, tra una settimana, tra due settimane. Più in là è meglio non andarci perché si rischia di prendere cantonate, ma almeno nel breve periodo ci dà un'indicazione di quello che può succedere. Con incertezza? Certo. Perché di certezze qua è meglio non averne, indicatori certi non ce n'è, tutto quello che facciamo è basato sui dati che vediamo, che come sappiamo tutti è una frazione di quello che succede, però questo è anche il meglio che possiamo fare, specialmente in questo momento. Quindi questo che cos'è? Queste sono le proiezioni per le varie regioni che abbiamo fatto con i dati, con le stime di RT al 13 ottobre, e abbiamo dato delle stime fino a inizio novembre. Anche qua, come prima, vi devo dare le stime un passo indietro nel tempo e non quelle più recenti, per ovvi motivi. Ora io lascio giudicare a voi, a me sembra che le stime, allora in rosso vedete le proiezioni del modello con la sua banda di incertezza che è quel salmone, quindi c'è dell'incertezza ovviamente in quello che diciamo. I pallini sono quello che abbiamo osservato dopo,
perché noi queste proiezioni le abbiamo fatte al 15 di ottobre, in realtà forse il 17 o il 18, non ricordo. I pallini blu però mostrano come poi è andata avanti l'occupazione di terapie intensive in queste regioni, che sono un po' miste, un po' da nord a sud, un po' con alta trasmissione, un po' con bassa trasmissione. Ovviamente ci sono anche delle regioni in cui le previsioni non sono andate così bene, ma è normale, perché non siamo mica degli indovini. Però, grosso modo, questo è uno strumento importante, perché ci dice che RT ci permette di fare pianificazione, di capire dove stiamo andando. Le proiezioni sono molto ragionevoli. Per la Lombardia, perché, ecco, questo è interessante, perché la Lombardia segue perfettamente il grafico, le nostre proiezioni, e poi sembra che noi sovrastimiamo? Perché RT è calato nel tempo. Queste proiezioni assumono, e non possiamo fare diversamente, o meglio assumevano quando le abbiamo fatte, che RT era quello del 13 ottobre e non sarebbe mai cambiato, perché nessuno può prevedere il futuro di come cambierà la trasmissibilità. Quindi la Lombardia ha seguito perfettamente le proiezioni per un periodo, però poi gradualmente RT è calato e quindi hanno cominciato ad avere meno ammissioni in terapia intensiva, e quindi le nostre previsioni sovrastimano un po' nella parte finale, ma c'è un motivo. Indirettamente questa slide mostra anche che le stime che facciamo di RT, siccome queste previsioni sono basate solo su RT, perché è la slide, è la prima slide, io so quanti casi ci sono oggi, applico l'RT stimato, so che ogni persona ne infetta una e mezza, benissimo, io proietto in avanti questi numeri e quindi qua dentro c'entra solo RT. Allora, voglio dire, se le stime che facciamo noi di RT fossero sbagliate, probabilmente non avremmo queste previsioni che sono quantomeno buone, direi. E questo per chiarire, anche perché questa è una cosa che non si è mai vista: a cosa serve veramente RT, a parte le discussioni e le classifiche fra regioni che non mi appassionano? Servono a dare indicazioni su quello che può succedere, ed è la faccenda più importante. Ecco, io ho finito.